Due piccole questioni che in realtà sarebbero gigantesche, sempre intorno a Gentile e a Gramsci. Quando Gentile nel sistema di logica come teoria del conoscere dice il mondo sempre è quale noi lo facciamo, sta effettivamente dicendo in forma speculativa, direbbe Gramsci, ciò che la filosofia della praxis immanentizza in maniera radicale, portandolo addirittura elevandolo a programma di azione storica, cioè se il Sì. mondo non è una datità oggettiva, ma è sempre in dipendenza Sì, del pensare e del fare, sì. Sì. allora ne scaturisce contro il marxismo fatalistico che Gramsci bersaglia nei quaderni, che è nella politica e nella prassi che dobbiamo Certo. organizzarci per trasformare il mondo. Certo. Seconda questione, Gentile mostra magnificamente nella filosofia di Marx come il codice filosofico di Marx è idealistico. Marx è idealista nato. Perché? Perché pensa il nesso soggetto-oggetto e la loro identità nella storia e nella prassi. Ed è curioso come anche Heidegger, in tutt'altro contesto di pensiero, arrivi nella sua Seinsgeschichte, nella storia dell'essere, a collocare Marx come successore di Hegel e quindi come interno Sì, al sì, sì. codice dell'oblio dell'essere che pensa Senz'altro. l'essente come Setzung, come porre. Sì. E quindi arrivano a una visione coerente in qualche modo, sia pure da prospettive diverse. Gramsci, Gentile e Heidegger nel riconoscere lo statuto in fondo idealistico della riflessione di Marx. Se, per quanto riguarda Heidegger, sono perfettamente d'accordo con questo codicino che in Heidegger il discorso che abbiamo sentito fare a Gentile non c'è. Certo. E non c'è neanche in Gramsci. Ecco. Perfettamente d'accordo con quello che lei ha detto, e quindi ci tengo a sottolineare una cosa che spesso viene o negata espressamente o sentita con patimento. Ma Gentile è un grande filosofo della tecnica, proprio per quella promozione prassistica, per quella necessità che il mondo sia un prodotto, ma non semplicemente del singolo individuo. Proprio per questo il discorso di Gentile è quello che dice alla tecnica quello che deve essere, dice all'azione quello che deve essere. Se facciamo un passo. Ma ci sono, credo di averlo indicato in quella mia introduzione, penso, non so se lei l'ha vista, Di Gentile, Bompiani. di Sì. Bompiani, ci sono dei passi dove Gentile parla in modo esplicito del carattere tecnico dell'azione umana, che sboccia in una gestione tecnologica dell'agire. Ecco, Anche nelle pagine sull'umanesimo del lavoro, in Genesi e struttura bravissimo, della società, sì, c'è l'idea bravissimo. Sono proprio, totalmente marxiana e hegeliana, cioè l'Arbeit, il lavoro sì. che umanizza. Voilà. Visto che siamo sempre in contatto con allievi che cercano appunto, mancando le stelle polari, delle riflessioni guida, dei pensieri a cui aggrapparsi, in cui costruire una struttura di sé, del resto destino di questo processo formazione, io leggo sempre in una stretta in via di liberarsi, emanciparsi. Però il sistema dei desideri, in questo, come dire, demoralizzazione di massa che tutto sommato stiamo vivendo, soprattutto due generazioni in particolare, la mia, probabilmente qualche memoria di luce può averla. Il tuo successo, la tua mente felice, perché tu ti ho visto sempre sorridere in tutte le condizioni, nonostante tutto, quindi tu guardi dall'alto questa beh, così, insomma, quindi ti si vede anche come guida, proprio per questa tua serenità e questa immagine di controllo del sapere o della cognizione, insomma. Allora, in questa situazione appunto di vaghezza o di incertezza, c'è il sistema dei desideri che deve essere in qualche modo rifondato, cioè le aspirazioni e i desideri che possono dare caratteristiche, come dire, vincenti oppure decenti, cariche di dignità, come vorremmo in questo momento. Bene, il sistema dei desideri dell'attualità è essenzialmente quello inventato, quello che la gente, i giovani Il vivono, sistema di dei desideri desideri della comunità, dell'attualità, è quello di essere in qualche modo gestito dalla, niente, dalla
dal possesso, dall'avere, in qualche modo dalla superficie, patiniamo sulla superficie dei desideri e quindi ci allontaniamo un po' da quella che è la ricostruzione di noi stessi o la liberazione o l'emancipazione, come ho detto prima, di noi stessi. È possibile cambiare, ruotare il sistema, è possibile innescare un processo grazie naturalmente alla tua visione, alla tua prospettiva filosofica, modificare alla tua prospettiva filosofica. Ma ci abbiamo detto? Sì, tua. Avevo capito sua? No, no, tua. Diventava mia. Però abbiamo del tuo anche noi. Tua. E quindi, ecco, è possibile riorientare questo sistema dei desideri. E quindi cominciamo ad andare nel difficile. Perché? Ecco, io prevedendo all'inizio, incominciando a sentire la tua domanda e prevedendo un po' così quello che avrei detto, vediamo come metterla. Ecco, prevedendo quello che avrei detto, ho parlato della grandezza del negativo. Mi pare che se ritorniamo indietro troviamo questo riconoscimento della grandezza di ciò che viene lasciato da parte. Tutto questo quadro di cui ho parlato, che unisce e la tradizione e la distruzione della tradizione, tutto questo quadro, siccome tu hai avuto l'amabilità di riferirti al mio discorso, tutto questo quadro è il quadro del negativo. Tanto che il negativo appunto è come Lucifero. Lucifero non è né stupido né brutto, è portatore di luce. Ora, questo quadro che così alla buona ho indicato è la follia estrema, incominciando proprio dalla fede che le cose escano dal nulla e vadano nel nulla. Dire perché e la follia ci porterebbe nel troppo difficile. Però quando capita così che io abbia a parlare e a toccare questo tema e mi accorgo ancora, certo, tante volte che parlare della follia di ciò che sembra l'evidenza assoluta per un gentile, l'abbiamo detto un momento fa, ma non per gentile, l'abbiamo detto per tutto l'Occidente e quindi ormai per il pianeta. Allora, per non entrare nelle cose difficili, per spiegare un po' in modo ambiguo che cosa significa questa affermazione pretenziosa che la storia dell'Occidente e ormai del pianeta è la storia della follia, uso e riferirmi alla teoria della relatività, perché la teoria della relatività è espressa in modo popolare, che però era un modo che Einstein accettava quando parlava con Popper. La teoria della relatività sostiene che il futuro non è meno reale del presente e che il passato non è meno reale del presente. E allora Popper gli diceva, allora il mondo per te, dialogavano, per te è come una bobina, come una pellicola avvolta su un proiettore e tutti gli eventi sono come dei fotogrammi che coesistono tutti. Soltanto che dopo si tratta di proiettare, e Einstein accettava questa metafora, la quale vuol dire che dunque non esiste solo il presente, ma esiste come il presente,
anche il passato e il futuro, che vuol dire che non c'è un venir meno del passato, un andare nel nulla, e non c'è un ancor nulla del futuro. Ma per la teoria della relatività, è futuro e passato. Sono, e quindi possiamo aggiungere la parola eterni. Weil, che era il fratello della Weil, che era discepolo di Hilbert, diceva: il mondo non accade, è, per confermare quella che possiamo chiamare l'eternità di tutte le cose. Ora, la scienza è un sapere ipotetico e quello che chiamo destino della necessità, e intende non essere un sapere ipotetico, cioè l'affermazione che l'Occidente è una follia, non intende essere un sapere ipotetico. Quindi Einstein arriva all'affermazione dell'eternità, d'altra parte lui si limita alla dimensione spaziale del mondo. Non mi è noto un passo di Einstein dove si riferisca anche alla dimensione psichica, spirituale, che sia coinvolta in quello che per lui, cioè lui si riferiva al Sì. cronotropo Sì. quadridimensionale. Eccetto l'etica quando parla di etica, ecco. Allora, è vero che Einstein in qualche modo prefigura la tesi, ma con una logica che è la logica ipotetica, probabilistica, più ipotetico-deduttiva che probabilistica, ipotetico-deduttiva, della fisica moderna. Quindi, stavo dicendo, il quadro che prima ho presentato è il quadro della follia, dove per follia si intende l'assoluta contraddizione del pensare che le cose escano dal nulla e vadano nel nulla. Einstein lo diceva a suo modo, ma è il modo debole del sapere scientifico. Si tratta di capire che l'uomo può essere qualcosa di infinitamente di più di un fedele, perché anche lo scienziato è un fedele, proprio per il carattere ipotetico del suo sapere. Se così stanno le cose, allora la volontà, i desideri, che cosa sono? Sono una conseguenza della follia. Perché la volontà, che cosa è, come è stata sempre intesa, mi pare che la tua domanda vertesse su questo punto, che ne è dei desideri. La volontà è sempre stata intesa, il desiderare è una configurazione della volontà, è sempre stata intesa come un voler far diventare altro le cose. Incomincia Adamo a volere essere Dio, erici sicut di, mangiare la mela vuol dire mangiare Dio, vuol dire diventare, vuol dire destituire Dio, perché essere come lui vuol dire che non c'è soltanto Dio, ma c'è Adamo che è diventato come lui. Quindi, ecco, la volontà è un voler far diventare altro le cose, incomincia Adamo. E poi, quando incomincia la grande vocazione compiuta dal pensiero greco, il voler far diventare altro vuol dire voler tirar fuori dal nulla e il voler ricacciare nel nulla. Il cristianesimo si impadronisce di questo concetto e parla, cos'è la creazione cristiana? La creatura è ex nihilo sui et subietti, e la creatura è dal proprio nulla,
e dal nulla della materia di cui è fatta. Dio produce e la materia di cui le creature sono fatte e la loro configurazione formale, la forma. Se avendo sentito il discorso di ciò che chiamo destino, e che fortunatamente non è il linguaggio che testimonia il destino, quindi il destino rispetto a questo linguaggio che sta parlando è come la luna rispetto al dito. La luna è luminosa, il dito indica il luminoso, ma non è il luminoso. Che cosa accade quando la volontà vuole trasformare le cose? E ci possiamo proporre di non voler più, come a un certo momento sembrava che Schopenhauer proponesse la non lontana, no? La non lontana, Nuluntas. la non lontana. E non possiamo voler non volere. Quindi nella situazione attuale noi siamo gettati in un conflitto tra l'apparire del destino e il nostro dover essere dei volenti, dei volenti. E tu dici, ma come orientiamo il nostro desiderare? E qui, anche qui, molto la buona, direi, no, il condizionale non si riferisce all'incertezza, ma al fatto che sto parlando alla buona di cose che meriterebbero di non essere dette alla buona. Il complimento. Dunque direi, non è possibile voler non volere. Ci troviamo nella situazione descritta prima, cioè di essere nell'ambito dove la tecnica, ma prima non l'avevo detto, va progressivamente subordinando, e questo sarebbe un grande capitolo che però ci porterebbe via troppo tempo, la tecnica va subordinando a sé ogni forza della tradizione che sinora intende servirsi della tecnica. Della tecnica intende servirsi il capitalismo innanzitutto, la democrazia, il cristianesimo, l'Islam, le forme di nazionalismo, nel nostro piccolo anche gli individui, tutti intendiamo, ma poi ci sono le grandi forze nelle quali noi siamo iscritti, che intendono servirsi della tecnica. C'è un gioco che a me sta particolarmente a cuore, per cui la tecnica è destinata a diventare da servo padrone, diventare L'etica padrone, hegeliana. ecco, diventare, ma applicata alla tecnica, ecco, è destinata. Che si aggiunge anche all'idea di specie più che individuo. La tecnica tocca la specie più che l'individuo. La tecnica? Tocca più la specie che l'individuo. La tecnica? Sì, in questo assolutismo. No, no, fa fuori anche l'individuo in quanto l'individuo Sì, appunto, pretende, e appunto. Heidegger per esempio questa pretende, di essere il padrone lui della tecnica. Simone Weil definiva il socialismo come la capacità dell'uomo di dominare la tecnica. No. Stiamo andando verso un tempo in cui l'uomo sarà dominato dalla tecnica. E questa è la conseguenza di quella fede nel divenire di cui parlavo prima. Allora, in questa situazione che non è indeterministico-probabilistica, cioè la storia, Bach era troppo debole nell'affermare le leggi ferree della storia, no? La storia ha delle leggi molto più ferree di quelle alle quali pensava Marx. Ebbene, in questo processo la tecnica si serve dell'uomo,
E quindi la virtù principale, la virtù dominante diventa l'adeguazione della volontà al dominio della tecnica. Che cos'è virtuoso? Che cosa è destinato a diventare virtuoso in questo processo di estrema coerentizzazione della follia? Certo. Destinato a diventare virtuoso l'uomo che diventa funzionario della tecnica.